Sono contenta che siete tutti qua. È stata festeggiata dai familiari, dal primo cittadino e dallo staff di famiglia Nova, Anita Tinti, nata a Sant'Ippolito l'11 aprile 1921. 102 le primavere per la signora, ancora lucida e in buone condizioni di salute. La famiglia e il tavolino pieno di fiori. Per te? Questo è per te oggi, nonna. No, ah, per me. Sì, direi. Io ringrazio a tutti. Per il pensiero più che altro, perché è il pensiero che vale. Alan, oggi grande festa per nonna. Sì, grande festa per nonna e anche per noi, perché comunque io ci tenevo a esserci e avrei fatto in modo comunque in qualsiasi maniera di poter presenziare qua il suo compleanno, perché insomma per me io ho solo dei bei ricordi con lei, quindi... motivo di gioia per me e per tutti, insomma, anche per la mia famiglia, anche per mia zia che adesso non può essere perché è a Parma, quindi però parte della famiglia è presente e quindi questo è importante. Qual è stato il passato di nonna? Mia nonna ha sempre lavorato, io non l'ho mai vista ferma. Sì, qualche rara occasione, vabbè, guardare la televisione un attimino, riposo pomeridiano, però era sempre in attività. Ne faceva mille, ne pensava di più, ancora di più, era sempre comunque sempre stata molto socievole con tutti. Io veramente faccio fatica a dire qualcosa, di trovare dei difetti, a parte magari un pochino a volte un po' di testardaggine positiva però. Anita è riuscita anche a sconfiggere il Covid, ha poi aggiunto Alan. È un vulcano, ha detto. Ha una marcia in più anche rispetto a noi giovani. Il nipote ha poi ricordato alcuni episodi del passato, come quando l'ultracentenaria preparava in casa a fienile di fano la pasta, la piadina, la crescia di Pasqua, utilizzando rigorosamente la stufa legna anche d'estate. Non ha mai avuto pregiudizi, ha concluso il nipote, e con la sua semplicità mi ha insegnato ad essere umile e aperto sia al cambiamento che alle idee altrui. È sempre stata molto avanti già. Al passo coi tempi, anche proiettata verso il futuro, perché lei è stata una delle prime che comprava porta, cioè dai venditori porta a porta, lei ha comprato il folletto, cioè era non diceva mai di no a nessuno, chiunque passava per nella via a suonare il campanello, lei si fermava a tenere banco, diciamo. A poche settimane di distanza, un altro compleanno, anzi un altro centenario. Sì, Famiglia Nova continua a confermarsi fucina di centenari, e ne abbiamo quattro. Anita si presenta ogni anno l'11 di aprile in perfetta forma e oggi sono 102. Ed è la più anziana delle persone che sono ospiti qua, donne? È la donna più anziana di Famiglia Nova. E da quanto tempo è ospite qui? Anita è con noi da circa 8 anni e rappresenta proprio il cuore di Famiglia Nova, proprio una personalità gioiosa e si conferma così ogni anno senza mai cambiare. Sindaco, anche lei è venuto a festeggiare Anita? Beh sì, è sempre una bella cosa festeggiare una centenaria, un bel messaggio di positività, un bel messaggio di longevità. Poi ecco, sentiamo Anita che fa gli auguri a tutti perché è uno spirito gentile e mi fa due volte piacere, lasciatemelo dire, perché abbiamo festeggiato i 100 anni in pieno lockdown e oggi possiamo farlo in più libertà, come giusto che sia. E poi insomma è sempre bello, una comunità festeggia sempre i suoi figli e la città è una grande famiglia. Siamo qua a festeggiare Anita, che ringrazia e ricambia gli auguri a tutti quanti, quindi vuol dire che aveva uno spirito di gioiosità e di grande sensibilità, e quindi tanti auguri alla nostra Anita, a nonna Anita. Che parla il cuore, parla tutto. E questa qui, non so, non tornerà subito, ma questa tra non ritorna uguale. Certo. Per i 103? Sì, questa tra non sarà uguale. Oramai quando abbiamo preso il vizio, va. Vi saluto di cuore a tutti. Siete tutti bravi, non posso dire che ci sia il fallito, non lo posso dire. Ci auguri di... Auguri tanti di buona salute. Grazie. E del vostro pensiero. Arrivederci.
signori vuole questo? No, prendo io. Ripreso il microfono, sono proseguiti i festeggiamenti con il soffio sulle candeline e l'assaggio della torta prima del saluto ai telespettatori di Fano TV.